Allora, quest'oggi parleremo di un argomento molto serio, tanto serio che lo Stato ha un istituto apposta per curare o quantomeno tentare di lenire le sofferenze di quanti soffrono di questa malattia. Malattia è psicosi, si chiama schizoaffettiva. Cosa vuol dire? Il termine ci rimanda a un problema, un disturbo dell'affetto. Cosa vuol dire affectus? Il termine latino indica l'emozione, ciò che ci colpisce del mondo esterno. Affetto può essere il riso, affetto può essere il pianto. Ciò che dà a questa malattia il nome di malattia e quindi di disturbo è lo schizein, che in greco vuol dire separate. Allora, due cose possono essere o omologate, cioè rientrare all'interno di uno stesso individuo, o schizzate. È un termine che viene usato anche dai giovani. Essere schizzati vuol dire essere fuori di testa. Ma schizein in greco vuol dire separato. Cosa vuol dire separato in un disturbo dell'affettività? Vuol dire che quelle emozioni che provengono dall'esterno, noi le consideriamo come interiori, quelle che provengono dall'interno come invece provenienti dall'esterno. Quindi ho fame, che è un affetto, un moto della volontà, diventa tizio ha fame. E così via, fino a denotare una personalità che si muove all'interno di esistenze, di presenze, di affetti che non sono, nonostante provengano dal suo interno, non sono a lui o a lei proprie. Questo disturbo, che è un disturbo secondo il DSM quarto, un disturbo relativo alla personalità, su questo bisognerebbe fare non una lezione di filosofia, ma una lezione di storia della filosofia. La personalità viene indagata sin dai primi filosofi e viene considerata un problema, un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Non si potrebbe dire propriamente disturbo della personalità, ma si dovrebbe dire più che altro disturbo della esistenza personale del singolo malato. Che dire disturbo della personalità impone il richiamo al problema della personalità. Cos'è una personalità? Tutte le personalità sono omogenee, cioè sono un unicum indivisibile, un individuum, o hanno delle caratteristiche di novità quando ad esempio vengono a contatto con nuovi fenomeni nel mondo esterno, un viaggio, un incontro, una conoscenza nuova. Cosa fanno nei confronti della personalità? La arricchiscono e quindi la personalità è mutevole, è capace di arricchimento. O la lasciano tale e quale, allora la personalità è un presupposto stabile di ogni poi successiva dottrina. Questo è un problema che è necessario affrontare prima di capire cosa vuol dire disturbo, cosa vuol dire turba, cosa vuol dire sicurezza. Cosa vuol dire integrità della persona? Cosa vuol dire dinamica schizoaffettiva? Una persona normale, se ne esistono, di fronte a un episodio, di fronte a un'esperienza, di fronte al crollo di una casa, reagisce in un modo soltanto.
una persona normale. Crolla la casa, penso per ho perso tutto, reagisco con sofferenza. Quindi si ha un percorso lineare nella personalità matura, nella personalità completa, nella personalità sicura di sé. Di fronte a un'azione, un evento esterno, la risposta è una sola, e quella soltanto è considerata normale. Per Don Figlio soffro. Solo chi ha dei disturbi per Don Figlio e gioisce. È quasi impossibile trovare una persona del genere, che in qualche modo siamo fatti per attaccarci al mondo esterno. Eppure, non tutti si attaccano alla stessa maniera. Un esempio banale, uno su tutti: quando mi lascio con la mia ragazza, soffro piuttosto che provo un senso di gioia e di liberazione. Sono entrambi possibili come risposte a un evento del genere. Ma e qual è quella che ci contraddistingue o quella che contraddistingue una risposta sana, normale, una risposta umana a una perdita? Per lo schizoaffettivo, la perdita non è mai perdita realmente, perché trasferisce quella sofferenza, e quindi quella sofferenza dell'io, della persona, io soffro perché ho perso la ragazza, la trasferisce in immagini, nel senso che non soffro io per la ragazza che ho perso, ma è compensata, ecco, questa mancanza, questa sofferenza attraverso un meccanismo psicologico che è riferibile alla immaginazione. Ecco perché chi soffre di malattia schizoaffettiva spesso ha la testa per aria, la testa tra le nuvole, spesso immagina delle cose che non sono reali, spesso dialoga per poter colmare questa sofferenza che non riesce a vivere in maniera unitaria. Non riuscendo a vivere la sofferenza come la mia sofferenza, allora diventa una insofferenza, nel senso che non si creano più quei limiti tra persona e persona che contraddistinguono invece la persona sana. Se io penso a mio caro deceduto, la prima cosa che penso è quanto mi manca. Se uno schizoaffettivo pensa a un caro deceduto, pensa: cosa mi sta dicendo, cosa mi sta trasmettendo in questo momento questa persona finita? La morte è qualcosa di definitivo. Definitivo nonostante la capacità artistica di poter colmare le distanze dando voce anche al defunto. Si dà voce al defunto, ma è sempre defunto, non lo si considera un redivivo o un ancora vivo. Quindi cosa succede nello schizoaffettivo? Che tutte queste emozioni vengono vissute come esterne, estranee alla propria essenza. Estranee alla propria essenza, allora diventano oggetti, oggetti di studio, oggetti di indagine, oggetti di anche affetti, oggetti d'affetto. Ma sono delle emozioni che nascono dalla scissione del mondo immaginario con il mondo reale. E quindi sono delle emozioni che derivano la loro esistenza, la loro peculiarità, dal fatto di non avere un io, in qualche modo, come abbiamo detto all'inizio, uniforme, sano, completo. Detto questo, sulla schizoaffettività è necessario individuare una terapia, un percorso, un metodo per fuoriuscire da questa gabbia che
che in qualche modo rinchiude chi è affetto da questa patologia. Patologia, attenzione, che in quanto psicosi confina con la schizofrenia. E quindi cosa ha della schizofrenia la disturbo schizoaffettivo del comportamento? Con la schizofrenia ha insieme il fatto di provare delle emozioni in maniera alterata. Io non mi emoziono di fronte al mondo esterno, ma mi emoziono di fronte a un'immagine che io mi creo del mondo esterno. In questa creatività dell'immagine del mondo esterno sta il confine con la schizofrenia. Solo che se la schizofrenia è irreversibile, la schizoaffettività invece è gestibile in qualche modo, perché il mondo esterno resta sempre comunque mondo esterno, quindi non, pure che non provo nessuna emozione di fronte al crollo di un palazzo, comunque riesco a sopravvivere, mi rendo conto mentalmente che questo palazzo è caduto e cosa c'è da fare per risollevare le persone che sono in una tale perdita. Quindi si ha una distanza affettiva verso l'ambiente circostante, ma tuttavia si riesce a rielaborare i dati esterni per avere una risposta efficace al caso empirico che di volta in volta ci si ha di fronte. Nella schizofrenia, invece, non si ha questa presa di coscienza del mondo esterno, manca la razionalità. Ecco che mancando una razionalità sana, quindi quello che ti fa dire il palazzo è crollato, e uno magari nel crollo del palazzo rivede un parente magari morto anni fa che in quel palazzo ci ha vissuto magari, un parente che è del tutto incolume al giorno d'oggi. E lo rivede invece come morto. Questa è la schizofrenia, cioè convincersi di realtà che di fatto non esistono. Stessa cosa, se io esco fuori, vedo un cavallo morto, domani, dopodomani, fra 3 giorni, fra 1 anno, fra 2 anni, questo cavallo morto mi continua ad ossessionare. È facile che in una persona, in un individuo affetto da schizofrenia, questo ricordo divenga presente in momenti che non c'entrano nulla. E quindi io affermo della realtà qualcosa che di fatto non è reale. Ecco perché è difficile curare la schizofrenia, ma è possibile. È possibile in quel punto di contatto con la malattia schizoaffettiva e quindi il fatto di provare delle emozioni verso l'esterno che non sono reali, non sono tangibili, si possa, risalendo, partendo dalla schizofrenia dove delle emozioni sono del tutto slegate dal contesto, risalendo alla psicosi maniaco-depressiva dove, con caratteristica schizoaffettiva, dove emozioni sono legate ma in maniera sballata, risalire, risalire e arrivare alla normalità, che in fondo è un'assenza di emozioni. Attenzione a quello che sto dicendo. La normalità è un'assenza di emozioni verso il reale. Su questo non ci sono dubbi. Mi si dirà, scusa, mia moglie l'ho amata, mio figlio mi ha fatto arrabbiare, non sono emozioni reali queste. Sì, ma non appartengono alla realtà. Attenzione, appartengono al nostro modo di rapportarci alla realtà. Quindi se tu magari ti arrabbi, se il figlio ha rotto un piatto, se tu ti arrabbi se il figlio fuma marijuana, se tu ti arrabbi se tua madre non so, ti rimprovera e quindi te ne esci di casa. Sono tutte reazioni che non appartengono alla realtà, appartengono al soggetto che vive la realtà.
La realtà di fatto è senza emozioni, è apatica, perché non ha un cuore per poter esprimere delle emozioni. Questo è il modo, l'unico modo, per far ritornare uno schizofrenico in questo percorso delicato, costante, seguito da una sofferenza totale a una insofferenza totale. L'apatia è l'unico cammino dove lo schizofrenico potrà un giorno riprendere ad avere delle emozioni normali, ma deve passare per l'apatia, che è la strada più difficile. Apatia vuol dire notte oscura dell'anima. Io propongo qui un trattamento che è un trattamento, ma non è un trattamento. È un passare per il deserto, se vogliamo dirlo in termini filosofici. Solo il deserto può salvare o condannare qualcuno. Il problema è che al giorno d'oggi non esiste più il deserto. Al giorno d'oggi c'è una continua è un'infaticabile attività per cui chi si inceppa, questo è forse il termine più adeguato per definire il malato. Chi ha una malattia mentale, ha una malattia che non si vede, ha una malattia che poche volte, raramente, rende completamente disabile il malato. Spesso chi ha una malattia mentale riesce quotidianamente ad assolvere alle sue funzioni, eppure c'è qualcosa che lo porta ad avere un rapporto con gli oggetti esterni, con il mondo esterno, di difficoltà. Questa difficoltà è una difficoltà che in fondo è presente in tutti in maniera equilibrata, ma non è presente in tutti in maniera eccessiva. Da cosa ci rendiamo conto che una persona soffre? Vediamo il pandemonio che al suo interno si agita, vediamo la tristezza, se non fosse per le lacrime, ma ricordiamoci, abbiamo detto che la schizoaffettività vuol dire provare delle emozioni che non sono emozioni, non come individui, vuol dire provare delle emozioni schizein, separate dall'individuo. La terapia che io qui propongo è fatta di deserto. Che vuol dire un povero malato lo mandi nel deserto? Sì, se vuole guarire deve passare il deserto. E per passare il deserto, che non è una cosa semplice, perché spesso il deserto è un deserto interiore più che un deserto esteriore, è una mancanza di motivazione più che una concreta impossibilità di agire. È un deserto fatto lastricato, ecco come il detto, lastricato dai buoni propositi. È un deserto che in qualche modo appella all'individuo di guarire. Solo il deserto guarisce, la solitudine, il riacquistare padronanza di se stesso, riacquistare quello che è una vicinanza con il proprio io, in cui è il proprio io che si sente parlare. E non sono queste schizein, queste alterità esterne che provengono da chissà dove, che non sono io, ma che sono dei fantasmi esterni in cui spesso lo schizofrenico si va a
a rituffare. Non è un'esperienza piacevole quella di dover ascoltare dei fantasmi. Non è un'esperienza piacevole quella di dover avere a che fare con realtà che non esistono per nessuno fuorché per te. Simile alla schizofrenia si può avere l'amore. Nell'amore noi immaginiamo tante, tante realtà che non esistono di fatto, ma che sono sostenute dall'amore. Ora io sto scrivendo un testo che si chiama Nostalgia e Utopia. Ve ne ho parlato, in questo testo è proprio il divino che si fa manifesto in queste realtà che non esistono. Nella nostalgia, cioè il ritorno a una condizione arcaica, bucolica, così leggera, quasi opaca, quale può essere la realtà di un bambino, è l'utopia, cioè una realtà ormai finita, nel senso che ha ormai finito di soffrire e quindi si riconcilia in qualche modo con se stesso. Torniamo al nostro problema. Schizoaffettività, schizofrenia, cosa hanno in comune? Schizoaffettività è un problema della volontà, delle emozioni, dell'empatia che si prova nei confronti del mondo esterno. E come soluzione, ho detto, ci vuole il deserto, cioè fare silenzio intorno a sé e dentro di sé. Schizofrenia, la mente è scissa, è sdoppiata, è frantumata. L'esempio che si cita comunemente è quello dello specchio. Lo specchio che si fa in mille pezzi, ogni pezzo riflette l'immagine del soggetto. Quindi una mente che è frantumata e dispersa in tanti piccoli pezzettini, che però ognuno di essi rappresenta l'intera immagine. Quindi io non mi riconosco nel singolo pezzettino, non mi riconosco nell'altro pezzettino perché ho avuto esperienza dell'immagine integra e quindi cerco di ricomporre dei pezzi che di fatto non stanno insieme. Soltanto in una reintegrazione dell'unità dello specchio si può avere un effettivo sollievo per lo schizofrenico. Ma attenzione, non è così semplice. Se fosse semplice, avremmo al giorno d'oggi più schizofrenici curati con la psicoterapia che non con i farmaci. Perché cosa succede allo schizofrenico? Crede di essere un pezzetto e crede che gli altri pezzetti non siano lui. Questo è il fatto. Mentre ogni pezzetto, anche quel pezzetto in cui non ci si riconosce, è parte della personalità integra e quindi non schizein, di partenza da cui l'individuo sorge. Può sorgere di nuovo questa personalità? Ed è qui che io propongo il deserto. Propongo sempre il deserto, solo il deserto salvo, solo il deserto. Solo il non ascoltare neanche i propri genitori, solo il non ascoltare nessuno, imparare ad ascoltare se stessi, solo questo salva. E Cristo lo dice ai suoi discepoli, quando in una scena i suoi familiari, sua madre, suo padre, i fratelli, vanno da lui e vanno a dire: ma Gesù, anzi, prima lo dicono ai discepoli, e quindi i discepoli gli dicono: Gesù, guarda che ci sono i tuoi familiari. Lui cosa risponde? Prima il deserto. Prima il deserto, nel senso che chi ha patito quello che Cristo ha patito,
chi è passato per il deserto, quelli sono i miei familiari, mia madre, mio padre, mio fratello, mia sorella, amici in Cristo di più. Unità di essenza in Cristo. Ed è allora che la malattia può guarire. Lo ripeto, dopo il deserto. Midbar, vogliamo chiamarlo in maniera diversa, il luogo della parola, dove la parola si può rivelare all'uomo solo che da solo percorre il luogo più inospitale del mondo, come tanti malati, la malattia. La malattia non è una cosa così da risolvere come un meccanico sistema la macchina. Sì, cambiamogli la candela, gli mettiamo la batteria nuova e cammina. Può essere simile al motore di un'auto, può essere simile la malattia al motore di un'auto, ma non sarà mai uguale, soprattutto per chi la soffre quella malattia. Ed è questo l'unico spiraglio di luce che si può avere, e ve lo dico per piena cognizione di causa. È nel deserto. Il deserto soltanto libera, perché fa prendere coscienza della propria forza, mette in una condizione di difficoltà, per cui l'ingegno deve essere esercitato, deve essere messo in pratica, le sofferenze devono essere sostenute, devono essere risolte. C'è un deserto per far nascere un diamante. Chi esce dal deserto e ne resta vivo è un diamante. Vi assicuro che ce la potete fare. Ce la potete fare perché siete voi il tutto. Siete voi il tutto e Dio vi parla. È questa certezza che l'unica vera voce, l'unica vostra voce, quella divina, che vi farà andare avanti nel deserto. Ci saranno i demoni che vi diranno: torna indietro, torna indietro, guarda, hai fame, torna indietro, guarda queste pietre, trasformale in pani, guarda questa distesa. Può essere tua, puoi possedere materialmente, sanguignamente tutto. Vi diranno: buttati da un balcone che gli angeli del Signore ti serviranno. Ma voi dovrete dire: io preferisco stare nel deserto. Vi daranno aiuti psicologici che non serviranno a nulla, perché saranno soltanto materiali. Mondo esterno, eh? Sì, faccio un lavoro, guadagno qualche soldo, sono realizzato. Non c'è realizzazione nel mondo esterno se non c'è prima realizzazione interiormente. Puoi lavorare e guadagnare più soldi di Bill Gates, di Elon Musk, di Berlusconi, puoi avere un impero, ma non ti servirà a nulla, perché l'impero resta qui sulla terra. Solo attraverso il deserto c'è la salvezza. E il deserto vuol dire anche rinunciare a tutti questi privilegi, che sono apparentemente privilegi. Sì, ci dicono: ehi, guarda, starai meglio, vai a studiare da quel monaco, vai al Vaticano a leggere i libri di Vanini scritti in latino e di Proprio Mano. Non servirà a nulla. La vita è una e il deserto soltanto porta alla salvezza. E dopo il deserto sarete salvi per sempre.